Ciao! Qualche giorno fa il videoproiettore ha smesso di funzionare. Si è rotta la lampada LED. Allora ho cercato di sostituirla con una più performante, da 200 watt. Vediamo ora come riparare e potenziare un videoproiettore Full HD con lampada LED. Prima di tutto smontiamo lo chassis del proiettore. Basta togliere le viti presenti sul fondo. Adesso scolleghiamo alcuni cavetti in modo da operare con facilità all'interno dello chassis inferiore. Per accedere alla lampada LED dovremo smontare diverse parti del proiettore e sconnettere diversi cavetti. Allentiamo le viti degli chassis frontale e laterale. Togliamo la sponda sinistra con l'altoparlante. Rimuoviamo il filtro della ventilazione forzata. Scolleghiamo il cavetto degli altoparlanti. Togliamo il coperchio della ventilazione. Estraiamo il dissipatore e scolleghiamo il cavetto del LED. Verifichiamo che il nuovo chip abbia le stesse dimensioni di quello originale. Smontiamo il sensore di temperatura. Saldiamo i cavi che connettono la lampada al LED. Il cavo rosso corrisponde al polo positivo e il nero al negativo del LED. Smontiamo le viti che fissano la lampada al suo dissipatore e lo ripuliamo dalla pasta termica residua. Applichiamo della nuova pasta termoconduttiva e assembliamo la nuova lampada da 200 watt. Stringiamo le viti in modo da far aderire il chip al suo dissipatore. Tester, individuiamo il terminale positivo del LED e lo marchiamo con un pennarello rosso. Tagliamo i terminali. Saldiamo i cavi rispettando le polarità del chip, il terminale marcato con il pennarello rosso, a cui dovremo saldare il cavetto rosso. Nell'altro terminale dovremo saldare il cavetto nero. Adesso inizieremo a riassemblare tutto il proiettore iniziando con il sensore di temperatura.
questo punto toglieremo la protezione adesiva e posizioneremo il dissipatore e la lampada nella sua posizione di partenza. Fissiamo la scheda e ricolleghiamo i cavetti. Chiudiamo lo chassis e siamo pronti per il test finale. Adesso possiamo guardarci un bel film oppure un video su YouTube. A presto! Iscrivetevi sul canale!